Ecco, magari per darvi giusto un breve assaggio di quando appunto parlo dei riferimenti cimiteriali, comunque a tinte cupe, a tinte drammatiche che sono già presenti nella poesia del Seicento italiano, quindi ancora prima, ripeto, della poesia cimiteriale inglese, quando appunto dico che in realtà già in Italia qualcosa si può trovare in tal senso. Vi leggo giusto brevemente, giusto per darvi un'idea appunto dei riferimenti che facevo nei video precedenti, vi leggo qualcosa preso da Gabriello Chiabrera, che è uno dei miei preferiti, insieme a Girolamo Preti o comunque anche a Giambattista Marino, che sono i miei preferiti, parlando comunque di poesia, e a Luigi Tansillo, ecco, parlando di poesia italiana del finire del Cinquecento e del Seicento. Allora, Gabriello Chiabrera, il libro questo, un'antologia dedicata al Seicento, nasce a Savona nel 1552 e muore nel 1638. Ha scritto vari poemi, il poema eroico delle guerre dei Goti, altri lavori sempre su questi temi storici, del suo tempo, la Firenze, o anche ad esempio dei riferimenti mitologici. La Firenze, la Madeide, il Foresto e il Ruggero. Numerose sono poi le favole boscherecce, che andavano molto di moda all'epoca del Tasso, avevo già fatto proprio la recensione alla Mita. Il pianto di Orfeo, al Cippo, il rapimento di Cefalo, e numerose anche le liriche, comprendenti scherzi, canzoni, canzonette e vari sonetti. Allora, vi leggo giusto appunto un brevissimo stralcio, ripeto, giusto per darvi l'idea di quando appunto io mi tiro fuori il Seicento barocco e dico che hanno anticipato un po' le atmosfere cupe cimiteriali che poi troveremo nella grande narrativa gotica inglese. Mi riferisco proprio a questo genere di autori e di citazioni. Allora, dal Pianto di Orfeo di Chiabrera, che praticamente Chiabrera si rifà al tema mitologico di Orfeo, ecco la vicenda di Orfeo, penso la conosciate. Orfeo ed Euridice, questo grande amore contrastato che finisce tragicamente. Vi leggo appunto qualche verso, giusto per farvi vedere un po', per farvi vedere un po' quando appunto parlo di queste atmosfere cupe e preromantiche, già presenti nella poesia di fine 500, primi del 600, la poesia barocca. Mi riferisco proprio a questo genere di atmosfere. Allora, vi leggo dalla scena. Facciamo dalla scena terza. Rive ombrose e selvagge, deserte orride piagge, solinghi alpestri monti, e voi, torbidi fonti, rupi, non già mai liete, or per sempre accogliete nel caso infausto ereo il sì dolente Orfeo. Sentite omai, sentite mie miserie infinite, e quel che attrista il cuore, infinito dolore, udite i miei lamenti, sì forti e sì possenti, che non gli prese a scherno il tenebroso inferno. Lasso, già volsi il piede, ver la tartarea fede, e piangendo impetrai lo scampo di miei guai. Allora, vi dico brevemente di cosa si parla in questa scena aperta. Inizia da qui e procede fino al termine della favola il vero lamento di Orfeo, intervallato soltanto dalla breve parentesi del coro e del rapido intervento di Calliope. Un lamento che, attraverso la triplice differente forma metrica in cui è espresso, assume tre colorazioni e sfumature differenti: cantante fugace nell'ottava composta da veloci settenari, procedenti in coppia a rima baciata, più trascinato costruito da affioranti ricordi nelle quartine di endecasiglio via rima alterata. Ed infine di una persistente, anche se superficiale, sostanza nelle strofe finali, in cui la esile cantabilità dell'ottonario viene frenata dal più lento procedere dei due quartiennari inseriti. Quindi praticamente, come abbiamo detto, i riferimenti a questi luoghi malinconici, oscuri, o appena rischiarati dalla luce della luna, questa malinconia, questo dolore esistenziale che è tipico della poesia, abbiamo visto prima, cimiteriale, comunque questi diciamo, queste
questi riferimenti alla morte, ai sepolcri, ai cimiteri. Era comunque già possibile trovarli anche nella poesia italiana preromantica, quindi sul finire del 500, primi del 600. Potevo citarvi anche Tansillo, adesso vi ho citato Chiabrera, dove appunto abbiamo visto che nel lamento di Orfeo, Chiabrera mette in bocca ad Orfeo un po' queste citazioni legate a questa natura selvaggia, tenebrosa, cupa, in Fausta, che opprime l'anima, che poi abbiamo visto sono anche dei riferimenti che troveremo anche nelle pagine più cupe, più legate ad esempio al discorso delle battaglie che citavo prima, dei poemi di Ossian. Ad esempio qui ci sono anche i riferimenti proprio all'inferno, quindi al mondo dei morti, a queste atmosfere plumbee spettrali, che proprio in Chiambrera comunque noi troviamo, anche se effettivamente Chiambrera non c'entra niente con il discorso di preromanticismo, perché era nato nel 600. Vediamo magari se trovo qualcos'altro da leggervi, nel senso che a me la poesia barocca piace molto, la poesia del 600 piace veramente tanto. Ecco, magari in un prossimo video vi analizzo anche Girolamo Preti, anche se l'avevo già citato e stracitato in moltissimi altri video, però già che sono qui, vi leggo anche la bellissima poesia di Girolamo Preti, così appunto servirà a darvi forse anche più del Chiambrera, in realtà, proprio un assaggio di queste atmosfere più piacenteriali, orride e sepolcrali, che comunque sono già presenti nella poesia italiana del 600.